modo in collaborazione, l'avevamo detto a gennaio, con il Collegio dei Capitani, di cui abbiamo il nuovo Gran Maestro, e in questo caso anche con una nuova associazione che non è di Legnano, che è Olona Viva, che si occupa dell'Olona. Ci piace allargare i confini di questa città alla quale siamo molto legati, perché oramai pensiamo come cittadini di Legnano, ma pensiamo anche come cittadini di un territorio più ampio alla quale dobbiamo prestare attenzione. Poi vedremo questo bellissimo filmato che ci fa pensare quasi di essere in un'oasi protetta, e invece siamo qua, tra Legnano, nel Viano, fatto da Sauro Martinelli, che ormai è il nostro collaboratore volontario di tanti eventi con le sue riprese. Ecco, teniamo presente che parliamo di volontariato, quindi tutto quello che vedete è frutto di volontariato. Mi fa piacere che stasera ci sia una panoramica su questo parco, perché penso che in futuro ci darà grandissime soddisfazioni. Ed è anche importante vedere come una città urbanizzata, molto urbanizzata, come Legnano, che fa un po' da centro città di questa grande città allargata di 200.000 abitanti, più o meno 200.000 abitanti, che sono i comuni dell'Alto Milanese, abbia anche delle grandissime risorse verdi. Si sta lavorando per connettere tutto questo verde con delle piste ciclabili, e i comuni attorno a Legnano hanno lavorato molto per fare una progettazione organica in questa direzione. Quando il fiume è diventato un fiume industriale, ha portato con sé dei problemi che ancora oggi viviamo, e che una cultura che è completamente cambiata nel rispetto proprio della natura ci porta a fare in modo di voler riqualificare questo fiume, di riportarlo alle sue origini. Però, ripeto, questa è un'opportunità. Il concetto che l'amministrazione hanno messo in campo era quello della salvaguardia del proprio territorio e di riportare un elemento fondamentale e importante del territorio, che era il fiume, alle sue origini. Non è facile, perché il fiume, non dimentichiamocelo, è molto inquinato. Si è arrivati anche, e qui un altro punto importante, io penso che è stato fatto, che viene fatto dal consorzio del fiume Olona, quello di creare un distretto rurale. Dopo di me ci sono interventi molto, molto più storici, e in alcuni casi dire ma in che ambiente viviamo, bellissimo, e non lo conosciamo, perché veramente vedrete delle cose in cui si dirà: ma questo è veramente il fiume Olona, ma questo è veramente dove io vivo. Ecco, è vero, si tratta solo di farlo conoscere, di conservarlo, di proteggerlo e di amarlo, perché questi sono gli elementi che faranno di questo territorio veramente un parco da vivere da parte di tutti. Grazie. Poca gente, io vado da ormai da 30 anni in queste zone, vedo la domenica passeggiare, andare e cercare di capire le cose. Comunque, il nostro lavoro di Olona Viva e anche di amministratori è quello di portare avanti il disimpacco dei mulini. Diciamo che, l'avete visto nel filmato, abbiamo così inventato, abbiamo dato vita a qualcosa che penso possa diventare una tradizione: la vista serale ai mulini, agli affreschi dei mulini. Vi prego solo una cosa, è il nostro futuro. Io ho sempre avuto in queste cose che faccio, tre parole: la volontà di concentrare il parco, la costanza nel proporlo e l'entusiasmo nel parlare, nell'esporlo. Penso che siano tre qualità che daranno al parco dei mulini un futuro meraviglioso. Questo tipo, che consentono un'ossigenazione enorme
all'acqua da un lato sono utilissimi, là in fondo c'è il casello e c'è la diga. E cosa succede? Bassa e alla fine i pesci dove vanno? Allora la provincia, in accordo con il consorzio, quello che effettua l'operazione di manutenzione, dà incarico di effettuare il recupero della fauna ittica, che è possibile perché il Vidoresi, che era molto previdente, in questo punto di Paraviano, che sta, diciamo, dove c'è il consorzio, la sede del consorzio del canale, fino a Villa Stanza, andando avanti per un paio di chilometri, fece fare una depressione che è profonda un metro e mezzo più del fondo normale del canale, proprio perché pensò già lui c'è il pesce dove lo metto. Allora lì doveva salvarsi la fauna ittica durante il periodo che era necessario per poter fare la manutenzione del resto del canale. Il pesce viene spinto man mano verso, come dicevo, la rete di valle. L'esistenza di mulini, sapevo dell'esistenza di questo ambiente, ma una grande sorpresa, un mondo nuovo. Dietro di me, meno male, ci sono 500, 600, 700 persone che si muovono con me nell'ambiente del palio. Oggi io ho visto un mondo nuovo, posso coinvolgere il nostro mondo del palio e creare sinergie. Sono veramente sorpreso di questo mondo, ecco, però non immaginavo mai una realtà del genere. Sicuramente la diffonderemo nel mondo del palio e faremo collaborazione. La serata è stata molto interessante, un po' direi diversa dalle solite serate che noi facciamo, che toccano principalmente temi che riguardano proprio temi sociali di una certa rilevanza. Ecco, questa è stata una serata molto bella e anche, come dire, che apre il cuore.